Ciao a tutti e bentornati in un mio nuovo video. Bentornati sul mio canale. Oggi volevo registrare il video dei prodotti da smaltire, quindi il video dei prodotti smaltimento prodotti. Allora, comincio subito con il primer, cioè ci sarebbe questo primer che non vedo l'ora di finirlo perché vorrei provarne di altri tipi, altri generi, insomma. Questo qui, e poi c'è un'altra confezione, quindi non vedo l'ora di finirlo. Allora, partirei con... A parte il primer, ci sono anche altri prodotti, ecco. Quindi, come avete visto nella mia postazione make-up, è piena di prodotti, ecco. Vorrei smaltirli tutti, però vorrei cominciare quindi da questo piccolo gruzzoletto di prodotti. Allora, come dicevo prima, il primer, perché volevo provarne altri tipi e altri generi. Questo è quello di Avon. Ecco, così lo vedete. Poi volevo smaltire, volevo insomma terminare questo, anche se l'ho riscoperto da poco, mi piace tanto, però ce n'ho un sacco e non vedo l'ora di tirare fuori altri prodotti, quindi questo, poi ne ho altri da finire, quindi questo lo vedo, non vedo, cioè questo qua vorrei finirlo. Questo che non mi piace particolarmente, perciò non lo uso mai. Cioè, come colore è bello, però non scrive senza primer. Invece ci sono alcuni prodotti che scrivono con il primer. E poi questi per farlo, questo ombretto per farlo venire come voglio io, devo fare tipo 2, 3, 4 passate. Quindi non vedo l'ora di venirlo. Questa matita verde la voglio smaltire perché appunto ne ho altre e voglio provarne altre appunto. Cioè, non è che non vedo l'ora, che devo smaltire un po' di prodotti. Quindi ho messo in campo questi prodottini qua che adesso vedrete come primo video, sostanza. In teoria sarebbe un progetto smaltimento oltranza. Questo appunto è la matita di Bottega Lunga Vita, perché ne ho tante da smaltire, quindi vorrei partire da questa. Così come anche di questa che è di Essence, vorrei smaltirla anche perché è veramente diventata quasi un moncherino, quindi diciamo, mi manca davvero poco. Così come anche questa matita per labbra della Puro Bio. Anche qui ne ho un sacco da provare, quindi non vedo l'ora di tirarne fuori altre per provarle. Adesso passiamo all'ultimo ombre. No, vorrei smaltire questa palettina perché comunque sì, è bella, è di Avon, è quella che ho usato per fare questo trucco. È bella, è di Avon, ma scrive poco, i colori sono bellissimi. Scrive molto poco, bisogna prenderne parecchio di prodotto. E quindi ecco, voglio smaltirla anche se è nuova. Però andando avanti di questo passo, i buchi si formeranno in fretta perché c'è davvero un sacco di prodotto da prendere. E quindi si finirà in fretta perché davvero scrive poco. Cioè, alcuni scrivono poco, quelli più scuri, i colori scrivono un po' di più, però sempre quello è il discorso. Cioè, sempre che mi tocca prendere un sacco di prodotto. Poi adesso passiamo alla Gianna Labbra. La Gianna Labbra, ecco, diciamo che ci sono un po' di più di prodotti, come al solito. Allora, il primo... Vorrei smaltire questo rossetto, anche se l'ho aperto da poco, ma non è uno dei miei colori preferiti che metto più spesso, quindi
Volevo insomma trovare un modo per smaltirlo, questo qua della Hollywood. Adesso ve lo faccio vedere di nuovo. Ecco, questo qui, perché è molto abbronzato, molto dorato, perciò a me non sta bene se lo metto con una matita nude sotto. La matita nude sotto non sta bene, ho provato con la matita rossa, sì, sta bene, ma non tantissimo. Adesso ho provato a comprare una matita l'ambra un po' più scura e vediamo. Poi questo lucida l'ambra è quello che ho su, vorrei smaltirlo anche perché ho un sacco di prodotti da provare, un sacco di rossetti da provare e riprovare, quindi questo ricade in uno di quei quattro che voglio smaltire per ora, per il momento. Questo, quello della Debbie, anche se è il mio preferito, è il numero 55, lo voglio smaltire anche lì, anche qui, perché ho un sacco di prodotti da provare, altri rossetti della Debbie da provare, e quindi voglio smaltirlo, insomma. Credo sarà molto facile perché guardate già a che punto sono, quindi è molto molto utilizzato, insomma. L'altro prodotto che mi piace come colore, ma non mi piace come resa sulle labbra, nel senso che dura molto poco, è questa tinta labbra della Kiko, che a me sembra più un lucida labbra, detto sinceramente, perché appena la metto è uno starnuto e si toglie. Ecco, questi sono più o meno i prodotti che voglio iniziare a smaltire. E quindi iniziamo questa avventura di smaltimento prodotti. Ecco, questi erano tutti i prodotti che io voglio smaltire. Adesso me li metterò da parte perché qualche trucco così si può fare. Quindi me li metterò tipo da parte, sempre nella mia postazione, tipo un po' da parte, così me li ricordo e così li utilizzo. Tipo questo trucco si può chiamare un trucco da smaltimento perché è un trucco realizzato con più o meno tutti questi prodotti. Questo qua è tutto. Questi sono i miei prodotti che inizierò a smaltire. Se vi è piaciuto il video, scusate, se vi è piaciuto il video, mettete mi piace. Se invece è la prima volta che vedete un mio video e volete vederne degli altri, iscrivetevi al canale. Ricordatevi di attivare la campanellina per ricevere tutte le mie notifiche. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!